Ciao amici del Tempio, ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video i 10 più grandi maestri di karate Shotokan in un piccolo riassunto. Non è una top 10, tutti eccezionali, tutti bravi, però in questo video vi elenco le caratteristiche tecniche di ognuno di questi grandi sensei. Seguitemi. Iniziamo con Sensei Masaru Miura. Lo metto all'inizio perché è stato un maestro per me molto vicino, perché sono stato un suo allievo per diversi anni. Al mio avviso, un grandissimo del karate Shotokan. Vista la sua altezza, mi sembra il maestro sia 1,60 m, quindi lui ha sviluppato delle tecniche eccezionali di movimento d'anca, secondo me fuori dal normale. Quasi una rivoluzione del classico Shotokan un po' statico della vecchia scuola. Lui è un grande innovatore, un grande studioso del movimento d'anca, quindi nonostante la sua statura, la sua stazza non molto esuberante, è veramente una forza esplosiva da un uomo così non tanto alto, già di una certa età ora, veramente un'enorme tecnica e veramente un'enorme potenza in questo micro movimento, in questo studio eccezionale che fa delle anche. Il grande Kanazawa, riposi in pace, il grande maestro. Io ho avuto l'onore di fare uno stage con lui nel 1996 a Livorno e poi mi sono allenato anche col suo figliolo Fumitoshi. Diciamo Kanazawa, secondo me, al mio avviso, un grandissimo del karate Shotokan. Una forza esplosiva, una precisione fuori dal normale, una pignoleria fuori dal comune, un'esecuzione di kata perfetta. Come vedere, secondo me, un disegno tecnico, la massima perfezione. Agli stage c'era sempre il suo staff e quando veniva veramente si sentiva l'aria che cambiava. Era come se venisse un divo di Hollywood, un attore, ma non in vista questa parte qua, proprio della sua presenza, questo suo carattere, questa sua carisma, questo grande carisma che aveva il maestro. Veramente io mi ricordo allo stage, veniva sempre circondato dal suo staff tecnico, enorme forza e dimostrazioni, visto proprio da vicino, veramente da un senso di esplosività fuori dal normale, veramente un grandissimo del karate Shotokan. Che dire del grande Taiji Kase? Riposi in pace anche lui, grande maestro. La sua stazza fuori misura, il suo baricentro basso, non era molto alto il maestro, era abbastanza piazzato. Nonostante ciò aveva dei micro movimenti e con questo baricentro basso dava un'energia allucinante, con pochissimo, apparentemente pochissimo, veramente risolveva qualsiasi tipo di situazione. Io me lo ricordo degli stage, ero ragazzo, veramente vederlo da vicino era una cosa allucinante. Chi magari non era del ramo, cioè, vedeva questo personaggio, forse tra parentesi, perdonatemi, un po' goffo, invece era di una forza fuori dal normale, veramente sembrava un toro nei movimenti, faceva poco, ma quello che faceva veramente si sentiva. Una grande perdita, un grande sensei. Le sue lezioni sono sempre estremamente interessanti. Il miglioramento tecnico proprio per la sua bravura e la sua preparazione tecnica. Che dire di Roshi Shirai? Conosciutissimo, famosissimo, maestro indiscusso in Italia, diciamo il pioniere del karate tradizionale Shotokan in Italia, conosciutissimo anche all'estero. Io non ho avuto purtroppo l'occasione, la fortuna, il piacere, l'onore di allenarmi con lui, di vederlo in certi stage, l'ho visto nei filmati. A mio avviso un tecnico superlativo, una tecnica precisa, potente, molto freddo nell'esecuzione, non traspira nessun tipo di emozione quando fa le tecniche, un po' una caratteristica giapponese, ma lui secondo me eccelle in questa caratteristica, quindi una freddezza di esecuzione veramente fuori dal normale e una precisione veramente impeccabile. Grande maestro Shirai.
E che dire del grande sensei Enoeda, riposa in pace. Un grandissimo del karate Shotokan, innovatore, diciamo, dei tempi del karate Shotokan, si è trasferito in Inghilterra, quindi diciamo un capostipite del karate Shotokan inglese. Ha formato atleti di una potenza e di una bravura eccezionale, a squadra inglese dei tempi lui era il capo istruttore, quindi è veramente un tecnico fuori dal normale. Purtroppo ci ha lasciato presto, ma nei video che potete vedere su internet da qualsiasi parte potete vedere la sua immensità di potenza che aveva durante le fasi di tecniche e più che altro di Bunkai. Secondo me veramente gentleman, potremmo dire. Purtroppo un'enorme perdita, è un grandissimo del karate giapponese esportato in Inghilterra. Sensei Asai secondo me è stato un grandissimo rivoluzionario della tecnica Shotokan. Lui è nato con lo Shotokan, ma secondo me aveva una grande visione lunga e lungimirante delle tecniche di karate in generale. Lo potete vedere nei suoi video quando muoveva le articolazioni sia di braccia che di gambe che sembravano delle fruste. Lui entrava, usciva dall'avversario in maniera velocissima, con tecniche fantasiose per il tempo, veramente con queste braccia che sembrano delle fruste. Secondo me già ai tempi era un grandissimo innovatore, purtroppo ci ha lasciato il maestro, ma a mio avviso ha lasciato veramente nella sua scia dei caposcuola fenomenali che fra poco vi illustro. A seguito il grande e immenso Kagawa. Kagawa secondo me attualmente è uno dei maestri leader mondiali del karate Shotokan. Di una forza fuori dal normale sulle gambe, come vedete nel video, degli yokogeri da distanze ravvicinatissime, delle gambe da paura spaventose, una forza micidiale. Una grinta nel combattimento di quando era più ragazzo che faceva le gare fuori dal comune, proprio un vero combattente. Una forza stratosferica e una tecnica di kimè, di anticipo, di entrata uscita, secondo me ha proprio da orologio svizzero. Un maestro eccezionale di una forza incredibile. Peccato non sia in Italia per seguirlo da vicino, però ogni tanto quando viene in Italia merita veramente andarla a vedere, perché Kagawa è veramente fantastico. Un altro grandissimo maestro, a mio avviso, che in Italia magari non è stato molto, secondo me, capito, o proprio perché forse non era di stazza qua in Italia, lui ha sempre lavorato negli Stati Uniti, il grande maestro Abe. Abe secondo me era veramente di una pulizia unica, veramente faceva delle tecniche perfette, un atleta fantastico più che altro nelle uscite laterali, le tecniche di uscite sull'avversario, sugli attacchi dell'avversario, ma molto pulite e molto perfette. Secondo me il classico Shotokan, magari vecchia scuola, ma secondo me è perfetto. Purtroppo ci ha lasciato il maestro Abe, ma se avete modo di vedere dei video, delle illustrazioni, addirittura è nelle illustrazioni anche dei vecchi di Nakayama, che fra poco vi illustrerò, veramente potete vedere le sue posizioni estremamente perfette. Quindi un grande sensei e fortunato chi lo ha avuto vicino e chi ha potuto studiare con lui. Sensei Ahara.
Se mi permettete, io sono un po' un fan del Sensei Hara. A me piace tantissimo il maestro perché ha dei movimenti d'anca di rotazione, di caricamento e scaricamento dell'anca eccezionali. Se vedete dei video, specialmente quando era un pochino più giovane, ha veramente una forza esplosiva. Se vedete le sue foto, veramente vi trasmette il senso della tigre dello Shotokan. È fantastico. Hara, secondo me, permettetelo, mi piace veramente tanto. Io sono il suo fan sfegatato, anche perché in palestra durante le lezioni cerco di replicare dei suoi movimenti che secondo me sono fantastici. Quindi ha dei caricamenti d'anca, uscite laterali, molto fantasioso, e poi ha un'enorme capacità tecnica sulle gambe, fantastiche, quasi quasi paragonabile anche a Kagawa. Quindi secondo me Hara merita veramente di farci degli studi approfonditi, se vedete dei suoi video di quando era più giovane, perché o di stage che faceva in giro per il mondo. Peccato non l'abbiamo avuto in Italia, però secondo me è veramente numero uno. E per ultimo, ma non per importanza, vi ricordo che non è una classifica, non è di parete, sono solo 10 sensei, 10 grandi sensei, non i più grandi, 10 grandi sensei dello Shotokan, quindi li ho messi in ordine, diciamo, a caso, puramente a caso. Infatti per ultimo, ma non per ultimo e non per importanza, è il grande Nakayama. Chi è fa karate tra voi e non ha una compilation, e i suoi numeri sembra ce ne sono fino a 12, ok? Grande Nakayama, io ho avuto l'onore di essere a cena con il maestro Miura, sensei Miura, e mi parlava sempre, io gli domandavo, lui mi rispondeva, mi parlava sempre del grande Nakayama. Lui, sono d'età, quindi era il suo capo istruttore della vecchia JKA, e mi diceva che come istruttore era veramente fantastico, era veramente il numero uno di una pignoleria normale, di allenamenti a spacca fiato, a spacca cuore, mi diceva il maestro Miura. E quindi Nakayama lo possiamo vedere in tutte le illustrazioni tipiche del karate, in qualche video bianco e nero degli anni 60, negli albori del karate in Italia, e comunque il maestro dei maestri, questo lo possiamo dire, della vecchia JKA, dei grandi maestri che quasi tutti conosciamo, specialmente in Italia. Quindi un omaggio anche al maestro, secondo me era overoso. Amici del Tempio, siamo arrivati alla fine del video, spero vi sia piaciuto. Vi ricordo che non era un hit parade, non era una classifica, io li ho messi tutti a caso, quindi per l'amor di Dio non voglio offendere nessuno, non era mia intenzione, quindi secondo me sono stati tutti dei grandi. Ne ho messi solo 10 perché sennò il video durerebbe mezz'ora. Ci sta che magari faccio un'altra edizione di un altro video, un'altra edizione, e ne metto altri 10 perché ce n'è talmente tanti di grandi maestri Shotokan che mi dispiace lasciarne fuori qualcuno, quindi non me ne volete a male. Spero vi sia piaciuto e questo video, iscrivetevi al mio canale, mettete un like, aspetto i vostri commenti. Potreste voi dirmi tra questi 10 quale dei preferite, facendo una vostra hit parade su questi grandi sensei, mi farebbe piacere. Aspetto i vostri commenti positivi e sempre costruttivi, mi raccomando. Un saluto al Tempio Massimo, ciao.